mia bovina, ho 60 anni, soffro di sclerosi multipla da circa 20 anni, ho provato tantissime terapie, soprattutto le terapie legate al mio problema, quindi interferone per 10 anni molto pesante, con gravi problemi, diciamo, collaterali, di effetti collaterali. E tutte le altre terapie, poi è subentrata la disabilità abbastanza elevata, con ernie discali, dolori e contrazioni muscolari e tutto ciò che poi comporta diciamo queste ernie discali. La cattiva postura e l'andatura. Ho provato tutto fin quando un giorno, parlando con delle amiche, ho saputo di questo centro dove si faceva shiatsu, Namikoshi, che è un preciso tipo di shiatsu, che è basato, penso, sulla pressione delle dita, soprattutto sui centri, sul punto del dolore anche. Un po' ero incuriosita, ma ero anche un pochino titubante. Ho provato e devo dire che da quel giorno le cose sono state veramente bene, perché prima per il dolore prendevo tutti gli antidolorifici, fino ad arrivare al Toradol, che era l'unico che mi stroncava il dolore e mi permetteva di camminare. Adesso io quando esco da quest'ora e questo, diciamo, dalla terapia dello shiatsu, che provo praticamente un sollievo moltissimo nelle ossa, ma soprattutto anche nella postura, perché quando mi alzo ritorno per un po' ad avere proprio la mia postura dritta, le gambe ritornano a non avere più le contrazioni, quindi io ho anche la possibilità di camminare un pochino più autonoma, sia senza le stampelle, diciamo, con gli ausili, e soprattutto mi rimane nel tempo per 2 o 3 giorni. Questa per me è la terapia forse più importante, soprattutto perché i ragazzi qua, quando si entra nel centro, arrivi proprio sei accolta con estrema cordialità e si sta benissimo. Loro sono dei professionisti veramente in gamba. Io ho provato tante fisioterapie, anche la riabilitativa, eppure questa mi sembra quella migliore sotto tutti i punti di vista. Quindi, soprattutto per il beneficio che dà, al corpo tutto, e alla persona stessa. E sono dei ragazzi stupendi, è una cosa che c'è da dirvi ancora, che loro sono tutti volontari, quindi lavorare con delle persone che hanno problemi a livello diciamo con la disabilità, con la postura e con tutto, lavorare con queste persone come lo fanno loro, con tanto con amore, con voglia di lavorare, di mettere proprio il loro impegno. E quindi questo per me è una cosa che non mi faccio mai mancare, quindi vengo proprio perché so che in quel momento provo e per giorni ho un beneficio veramente ottimo, ecco.